Ciao ragazzi, Circe Carbella via. Allora, forse ci credevano in pochi. Forse ci credevano in pochi. Ho sentito molti youtuber romanisti e anche tifosi romanisti dire le verchiuse, fortissimi, marziani, fortissimi, impossibile. Impossibile passare il turno con loro. E intanto la Roma stava conducendo 2-0 fuori casa, 2-0 fuori casa all'80esimo, e in casa stava dominando la partita, avendo regalato il gol con Kasdop, un regalo proprio. Parliamoci chiaro, la Roma poteva anche passare con Leverkusen. Poteva anche passare. Loro avevano l'idea che il Leverkusen fosse Real Madrid o il Manchester City, ma non è Real Madrid. Quelli sì che sono alieni. Quelli sì, non il Leverkusen. Leverkusen ieri fa 60% di possesso palla, 7 tiri verso la porta, ma solo 3 che prendono lo specchio. Atalanta fa 8 tiri in porta tutta la partita, con 7 tiri che prendono lo specchio, quindi pregnanza massima e attenzione massima dell'Atalanta, che sbanca lo stadio di Dublino imponendosi 3-0 su Leverkusen, vincendo la prima coppa UEFA della sua storia, la prima coppa europea della sua storia, coronamento dell'era Gasperini, che rimarrà nella storia dell'Atalanta, del calcio italiano e del calcio internazionale, perché Gasperini non è quest'anno, sono 10 anni che gli dà in testa a tutti, sia in Italia che in Europa. Non rinuncia mai al gioco, mai. Atalanta ieri fa 40% di possesso palla, gioca corta. Un Lookman versione Cristiano Ronaldo. Non lo so ragazzi, da cosa partire la prestazione di ieri. Giocano anche in modo intelligente, fanno falli intelligenti, 21 falli loro, però tutti calibrati per interrompere il gioco avversario. Non hanno rischiato granché, non hanno rischiato nulla. Forse qualche palla sui difensori, che palla alta su cui sono andato 2 volte in difficoltà, ma poco e niente. Davanti molto bene con il gioiello De Ketelaer, che comunque dà fastidio e gioca tranquillo. Tutti da 8 direi ieri, da Scalvini, Ruggeri, Ederson. Da questo quasi play basso, interditore di centrocampo inventato da Gasperini, potenza fisica, precisione, velocità. Se Leverkusen la metteva sulla velocità con gli attaccanti, Ederson li prendeva tutti. E poi niente, i gol di Lookman, gli ultimi due, anche il primo, strepitosi. Cioè, si è bevuto la difesa avversaria. Un giocatore fortissimo fisicamente e anche tecnicamente, perché cioè lui mette la seconda palla, il secondo gol di destro. I tecnicisti dicono di collo, no, interno collo. Di destro, interno collo. I tecnicisti di DAZN dicono di collo, no. Il secondo gol è di interno collo. Fa il tunnel su Ciacca, quindi fa un gol strepitoso, pensato, di volontà di grande goleador. E poi il secondo gol va a colpire col sinistro, come se fosse il suo piede preferito, una gran botta là, sì, di collo pieno, potente. Cioè non ho parole, il gol di ieri di Lookman, cioè sai quanto vale, mo?
E poi ragazzi, Cup Miners, madonna, Cup Miners è centrocampista da grande squadra, no? Cioè, ora può darsi che il mercato lo aggredisca, perché da top club, Cup Miners, da Real Madrid, non so, Cup Miners veramente pazzesco. E che altro dire, ragazzi? Ora, a proposito di centrocampisti, ho visto che Toni Kroos sta per lasciare il calcio, 5 Champions League, forse vince la sesta, non so quante coppe intercontinentali, 4-5, 3-4 lighe, una coppa del mondo con la Germania. C'è una bacheca imbarazzante, Toni Kroos. Le bacheche imbarazzanti nella storia sono i Maldini, Del Piero, ma Toni Kroos, e nessuno gli ha dato un padone d'oro a Toni Kroos. Vabbè, scusatemi, ci sto pensando al fatto che lasci Toni Kroos, lasci il calcio a quanto pare, e qualcuno al Real dovrà sostituirlo, anche se è insostituibile. Ora giocherà l'altra finale, la quindicesima finale della storia del Real Madrid. No, non è la quindicesima, 17, sì, la diciottesima finale, credo, provando a portare a casa la quindicesima coppa, pensate un po', del Real Madrid. Comunque, scusatemi l'inciso, perché ora manca la finale di Champions League, no? A chiudere l'anno. Non ho parole. Gasperini ogni anno fa fare plusvalenze milionarie a Percassi, però è sempre più, sempre forte. Questo vuol dire che ha bisogno di comandare lui. Ha in testa il suo modo di giocare, legge perfettamente le partite, c'ha dei cambi validi. E ricordo che dalla panchina è entrato Pasalic per De Ketelaere. C'è un cambio premium, c'è Pasalic, fenomeno. In panchina aveva Mirachuk, un altro giocatore fortissimo, insomma. Su Scamacca, è stato l'uomo europeo quest'anno. È Scamacca che ha portato l'Atalanta in finale. In campionato così così, ma in Europa ci ha dato dentro il signorino. Ieri giocare centrale con quei 2-3 difensori sempre alle calcagna non è stato facile, eppure qualcosino ha fatto. La cosa che mi stupisce dell'Atalanta è la ricerca della porta, ecco, da far vedere ai giocatori del Bari la partita di ieri. Cioè, loro, una volta che la palla arriva nella tre quarti, che sia un centrocampista, che sia un difensore, che sia un attaccante, loro pensano solo alla porta. Si prendono le responsabilità tutti di aggredire la porta, di tirare, di provarci. Nessuno riproverà nessuno, basta vedere la porta. Questo porta linfa, 7 tiri in porta su 8. Oh. Vuol dire che il 90% delle volte che tirano pigliano la porta. È un dato raccapricciante. Anche Zappacosta bene, Tutti bene, ma anche Zappacosta come un cavallo. Complimenti all'Atalanta, chi ama il calcio non può non godere da 10 anni guardandoli giocare. E si hanno spazzato via tutto e si meritano un trofeo. Sono contento che abbiano vinto l'UEFA, la vecchia Coppa UEFA, Coppa Europa League, invece che la Coppa Italia, voglio dire, c'è una bella differenza. Complimenti ragazzi, alla prossima bella via. Cheers.